compromesso e si può riassumere in uno solo, è quello di accettare in un modo acritico, perché se fosse critico si può anche ammettere, anzi credo che sarebbe inevitabile, in un modo acritico l'integrazione. Non l'accetta anche lei? Sì, ma in modo critico, ecco, mi ero già un po' premunito. Cioè, certo, non posso non accettarla, perché se devo andare a, devo essere un consumista per forza anch'io, mi devo vestire, devo vivere, non soltanto devo scrivere, devo fare dei film, quindi devo avere degli editori, devo avere dei produttori. Quindi produci per il consumo. Quindi produci anche tu per il consumo. Ma certo. Consumo intellettuale, ma produci per il consumo. Per forza. Simone, anche noi produciamo per il consumo, giusto? Sì, per il consumo intellettuale direi anche noi, no? Assolutamente. Benvenuti a un nuovo episodio dei Magnifici 7 da Giuseppe Paternò Raddusa. E da Simone Spoladori. Allora Simone, la persona che abbiamo sentito in apertura rispondere a un incalzante Enzo Biaggi è niente meno che Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini che celebriamo oggi in questo episodio dei Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili.it che racconta le grandi settimane della settima arte. E il 2 novembre 1975, Simone, è una data importante. Perché? Perché è la data in cui viene ucciso Pierpaolo Pasolini. 43 anni fa possiamo dire che Pierpaolo Pasolini è quel tipo di intellettuale che ci manca, direi. Assolutamente d'accordo. Però Simo, noi siamo qui per parlare del Pasolini cineasta, sebbene del delitto che ha portato alla sua scomparsa parleremo più avanti, però ovviamente sempre in relazione a un dato film. Ecco Simo, visto che noi due non abbiamo mai parlato di Pierpaolo Pasolini, io ne approfitto per confessarti che ho un grande amore per Pierpaolo Pasolini come regista. Su e mi questo viene in mente... non possiamo che essere d'accordo. Sì, 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 no, assolutamente, perché io trovo che Pasolini abbia in un certo senso scardinato quello che è il feticcio della borghesia e del perbenismo ragionando sulla storia, che se ci pensi non è soltanto una frase marzulliana, ma è un vero e proprio dato di fatto. Io penso a una filmografia che, oltre a presentare dei diversi motivi di interesse, ha ragionato appunto in ottica di viaggiare in epoche storiche diverse per raccontare un crollo, una decadenza, secondo me è unica nel cinema italiano. Penso a film come Teorema, penso alla Trilogia della Vita, penso a Uccellacci e Uccellini, penso a un film come Mamma Roma, in cui al centro c'è questo senso di appartenenza, spesso alla famiglia o comunque alle convenzioni, ha un certo perbenismo tutto borghese che Pasolini è stato forse l'unico a imporre come assolutamente crepuscolare. Io trovo che lui l'abbia scardinato. Diciamolo ai nostri ascoltatori, tu mi hai ricordato una polemica con Gabriele Muccino di qualche anno fa. Che cos'è che diceva Muccino? Mi pare che la polemica risalga a 2-3 anni fa. Sì, al 2015. È un post su Facebook di Gabriele Muccino, in cui Gabriele Muccino definiva Pasolini, riconoscendogli lo status di grande intellettuale, però lo definiva un regista amatoriale e gli attribuiva anche delle colpe in una sorta di depauperamento estetico del cinema italiano nel corso dei decenni successivi. Io la trovo una polemica interessante, nel senso che, pur non avendo dubbi su quale dei due registi secondo me ha depauperato l'estetica del cinema italiano tra i due, e devo dire la verità, io non sono un detrattore del cinema di Gabriele Muccino, io sì, lo dico. Ma no, io non particolarmente. Trovo in realtà che tra questi due autori ci siano delle analogie, fatte chiaramente le dovute proporzioni, perché anche Muccino, se ci pensi, è uno che veramente è entrato dentro la famiglia provando a scardinarla, però in riferimento a quello che dicevo prima, a differenza di Pasolini, lui non è riuscito a entrare a patti con la storia. Cioè, i suoi film sono sempre rimasti vittime della rabbia dei suoi protagonisti. Penso all'ultimo bacio, penso all'ultimo film, A casa tutti bene. Cioè, secondo me Muccino è uno che ha veramente una rabbia che Pasolini è riuscito a liberare annichilendo la borghesia, rendendola uno spettro di se stessa, mentre invece Muccino non c'è mai riuscito pienamente. Però trovo che ci siano, sebbene con appunto prospettive, traiettorie diverse, degli elementi di lieve analogia. Come la vedi tu? Io faccio veramente fatica, faccio veramente fatica, Beppe, te lo confesso, ad accostare Pasolini e Muccino. Sarò snob, che vuoi che ti dica. Considero anch'io interessante la polemica di Muccino, ma interessante perché svela in maniera un po' involontaria qual è effettivamente il problema del depauperamento estetico del cinema italiano. Comunque, Beppe, che ne dici se ci sentiamo una clip?
tratta, sì, da un film di Pasolini, una clip di un film che sottolinea quello che tu hai evidenziato del cinema di Pasolini in maniera molto puntuale. Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto. Allora Simo, Uccellacci e Uccellini, un film del 1966, non è il primo film di Pierpaolo Pasolini, che ha già girato A Cattone, ha già girato La Ricotta, ha girato il suo Vangelo secondo Matteo, un film in cui molti vedono rappresentato il crollo, il tramonto dell'intellettuale, che viene diciamo rappresentato dalla figura di questo corvo che poi fa purtroppo la fine che fa, diciamo affidato alle voci di questi due personaggi, che sono questi due frati che in quest'opera di proselitismo vedono davanti a loro un mondo che li porta ad abbracciare sempre di più la convinzione che la contraddizione fosse l'unico espediente per andare avanti. Sì, un film notevolmente simbolico, con, esatto, una forza espressiva potentissima, pessimista, disilluso, con due straordinari protagonisti che abbiamo sentito annunciati, evocati da questi titoli di testa, che sono appunto Totò e Ninetto Davoli, uno degli attori feticcio insieme a Franco Citti del cinema di Pierpaolo Pasolini. Senti, voglio dirti, anche se non me l'hai ancora chiesto, ma so che me l'avresti chiesto, qual è il mio film preferito, vai, di Pasolini? Il mio film preferito di Pasolini è il suo Vangelo. Il Vangelo secondo Matteo, 1964. Esatto, che io trovo il più bel film sulla figura di Cristo che sia stato fatto al cinema. Ti dirò anche, Beppe, che l'aspetto che maggiormente amo del cinema di Pierpaolo Pasolini è la sua rappresentazione, diciamo così, della dimensione spirituale. Mm-hmm. Trovo che abbia una profondità enorme da questo punto di vista il cinema di Pasolini. Mi colpisce molto che questa intensità spirituale arrivi da un regista poi tendenzialmente ateo. Esatto, come lui si definiva. E il suo Vangelo è straordinario, questa connessione tra il messaggio evangelico e gli ultimi, le classi popolari, è indimenticabile. Penso che sia assolutamente preciso e puntuale quello che hai detto, e penso al finale di Teorema, comunque uno dei finali di Teorema, certo, in cui il personaggio di Laura Betti si erge da serva a figura in odore di santità. Penso a quello che è il mio film preferito di Pierpaolo Pasolini, che è Mamma Roma, in cui c'è un altro elemento del cinema di Pasolini che ritorna, che in questo caso è più professionale, che è il lavoro con le star. In Mamma Roma lui dirige una grande stella del cinema come, certo, Anna Magnani, in cui il rapporto tra questa madre prostituta e questo figlio che ha, diciamo, diverse difficoltà, ogni tanto può ricordare quello che c'è tra Maria e Cristo, ovviamente fatte le dovute proporzioni, e diciamo immersi noi all'interno di questa storia ambientata nella periferia di Roma. Però appunto questo della sacralità è un tema che ritorna, certo, nel cinema, certo, di Pasolini, ritorna in Medea, ritorna in Edipo Re, cioè nella Ricotta, ovviamente. Assolutamente, per ovvi motivi, chi l'ha visto ricorderà questo episodio straordinario che vede per protagonista Orson Welles. Ricordiamo che Pasolini approda al cinema, diciamo così, dopo la letteratura. I suoi romanzi, sì, esatto. Ragazzi di vita, una vita violenta, arrivano prima. C'è Mauro Bolognini che, diciamo, lo lancia prima di far sceneggiare, esatto, alcuni suoi film, e poi gli affida li presenta il produttore di A Cattone, che è Bini, che è anche il produttore di Uccellacci e Uccellini, come abbiamo sentito prima. Ecco, rimane, seppur tenue, ma rimane questo barlume di speranza, che poi si spegnerà soltanto nell'ultimo episodio della filmografia di Pasolini, di cui adesso parliamo, questo barlume di speranza che coincide proprio con la fiducia in un possibile riscatto, una presa di coscienza da parte degli ultimi, da parte delle classi subalterne, liminari, marginali della società, che costituiscono l'unico elemento in cui riporre la speranza di un possibile riscatto. Il tema, le suggestioni spirituali nel cinema di Pasolini sono legate comunque a doppio filo con questa forma di speranza tenue che rimane nel suo cinema. Cos'è sto mortorio?
Questi parassiti non fanno niente per la festa di questo giorno! Urlate di gioia, fate quello che volete, ma soprattutto ridete! Bene, Simo, lo avevamo promesso in apertura, non ci occupiamo della morte di Pierpaolo Pasolini, però... Però ci andiamo vicini, nel senso che l'estratto che abbiamo appena sentito viene da Salò o Le 120 giornate di Sodoma, che è l'ultimo film che Pasolini gira ed è il film più estremo, il film più problematico, il film più provocatorio e il film più cupo di tutta la filmografia di Pasolini. Film maledetto, processato, che subisce una serie di vicissitudini anche appunto giudiziarie e che Beppe intreccia il suo destino in modo anche molto sinistro a quello che è il destino di Pasolini, il destino a cui va incontro Pasolini nella notte tra l'1 e il 2 novembre del 1975. Durante la lavorazione del film spariscono alcune bobine di girato per le quali viene chiesto un riscatto, riscatto che non viene pagato. E quindi il film poi viene montato con il materiale che rimane a disposizione. Rimangono delle incongruenze non spiegate, non spiegabili, se non probabilmente con il materiale mancante, e ci sono alcune teorie, diciamo così, cospiratorie, ma l'omicidio Pasolini è veramente difficile, come dire, scindere. Da scartavetrare. Esatto, scartavetrare e dividere ciò che può essere considerato, può essere etichettato come banalmente cospiratorio da ciò che invece è assolutamente plausibile. Alcune teorie cospiratorie legherebbero proprio la morte di Pasolini a questi rulli scomparsi di Salò o Le 120 giornate di Sodoma. Beh, una vicenda sicuramente ancora avvolta nel mistero a distanza di più di 40 anni. Senti, Simo, penso sia arrivato il momento di interagire con il nostro ospite di oggi ed è con noi in collegamento telefonico da Roma Claudio Giovannesi, regista candidato al Davide di Donatello per Fiore e autore di altri film, incluso Ali ha gli occhi azzurri, uscito nel 2012. Siamo molto felici che sia con noi oggi. Ciao Claudio! Ciao Claudio, buongiorno! Ciao! Allora Simo, gli spettatori che ci ascoltano non lo sanno, Claudio Giovannesi è al momento in sala di montaggio per completare il suo ultimo film, che è La paranza dei bambini, ispirato all'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Quindi ti stiamo disturbando, Claudio? No, anzi faccio una pausa. Bene, bene. Senti Claudio, entriamo subito in argomento. Pierpaolo Pasolini, in riferimento a quello che la critica ha detto per molto tempo e dice ancora in relazione appunto ai tuoi film, penso a Fiore, penso a soprattutto a Lì agli occhi azzurri, che cita proprio Profezia di Pasolini, adesso abbiamo l'occasione di capire direttamente da te se ci sono effettivamente degli elementi del cinema di Pasolini che ritornano nelle tue opere, nei tuoi film. Ma Pasolini è stato poi innanzitutto fondamentale per la mia formazione, ma non solo dal punto di vista cinematografico. È stato un autore, un poeta, un grande intellettuale che mi ha in qualche modo aiutato a capire il presente in cui vivevo. Quindi questo, a prescindere dal cinema, ha avuto un'importanza fondamentale proprio per il rapporto che ho con la realtà, col tempo presente dell'Italia. Poi da un punto di vista cinematografico ovviamente c'è stata un'adorazione totale, soprattutto per i suoi primi film, e forse in qualche modo questo ha influenzato Ali agli occhi azzurri e Fiore. Ali agli occhi azzurri in maniera anche più esplicita, perché abbiamo preso proprio il titolo da, come hai detto tu, da questa il primo verso della poesia Profezia che Pasolini aveva scritto dedicandola a Sartre. E come è sorprendente spesso in Pasolini, si tratta di una vera e propria profezia sul tempo presente, perché è una poesia scritta alla fine degli anni 60, dove lui immagina le grandi migrazioni e la società multiculturale di oggi, e immagina questa figura mitica, allegorica, di questo magrebino con gli occhi azzurri, e immagina il suo viaggio a partire dal Nord Africa e alla guida di un grande popolo che avrebbe portato la propria identità nella nostra. Gli dà un valore anche di grande forza, di grande complessità, non è retorico, non è, e questa cosa è stata scritta negli anni 60, quindi se ci pensiamo è sorprendente. Poi ho fatto questo film a Ostia